Buonasera, vorrei riprendere il video che ho fatto l'anno scorso riguardante il miglioramento, facendo diciamo degli approfondimenti a riguardo, perché non si può migliorare se non si ha, diciamo così, un'idea ben chiara di cosa voler fare e cosa può raggiungere. Anche se a volte in realtà si parte da un obiettivo, dopo si può anche cambiare, a volte capita. Comunque, prima di tutto vorrei focalizzare dei punti fondamentali per far sì che questo avvenga, questo miglioramento. Ci deve essere la volontà di farlo prima di tutto, non farsi troppo distrarre dalle persone, non farsi problemi su quello che le persone dicono, commenti, perché sennò alla fine non si fa più niente. E ovviamente per tenere proprio in considerazione una cosa importante, che sono le capacità personali. Perché non tutte le persone sono uguali, non si può generalizzare un percorso e in base alla capacità personale si può lavorare per vedere come riuscire a venire far uscire un qualcosa di buono. Progettazione, vabbè, ovviamente graduale, vari obiettivi. Man mano sempre più, diciamo, o complicato, o sempre, diciamo, avanzando sempre di più. E ovviamente la cosa importante è avere anche una guida giusta che ti affianchi, da cui puoi imparare, e fare molta pratica sul campo e analizzare anche i vari miglioramenti. Dopo, come altro punto, bisogna cercare anche di visualizzare un po' anche con delle immagini, almeno io faccio così, cerco di visualizzare come poter fare un qualcosa oppure visualizzare una situazione. Per poi lavorarci sopra. La cosa comunque importante è tener conto che bisogna avere un certo equilibrio interiore, sicurezza in se stessi, prima di tutto, e che si può raggiungere con vari esercizi, non so, di rilassamento, respirazione e esercizi anche fisici che ci aiutano un po' all'equilibrio psicofisico. Cercare sempre di concentrarsi su quello che è importante e quindi non distrarsi troppo, anche se comunque stare troppo concentrati sulla cosa alla fine può logorarci e quindi c'è sempre bisogno di fare gli esercizi per svuotare la parte superiore della mente, per riuscire poi a penetrare facendo modo che il cervello faccia il suo compito di analisi e possa ottimizzare tutto ciò che si è appreso e imparato. Questa è una disintossicazione e ci sono molti modi per farlo ovviamente e ognuno può scegliere quello che preferisce, insomma, certo. Certo, bisogna sempre capire come riuscire a ottimizzarsi e quale strumento può essere migliore. È una cosa mo molto importante anche, diciamo, come ultimo punto, diciamo, riassuntivo, fare anche delle simulazioni. Magari, non so, mettersi due righe e pensare, ok, facciamo finta di essere in questa situazione. Cosa succede? Io come reagisco? Può essere
c'era scritto tutto. Diciamo, io solitamente, diciamo, a parte vabbè, nei discorsi come anche questo, ho fatto degli appunti per avere, diciamo così, una scaletta, come fanno molti formatori, hanno comunque una scaletta da seguire, o come vediamo i grandi politici, hanno degli appunti in modo che, ok, molto semplice, ok, una parola, un discorso, non è che sia tutto il discorso, se no, ciao, qua diventa un poema, una cosa riassuntiva. Comunque, io ad esempio, usando alcuni strumenti che insegnano quando si fa formazione, lo so, tipo il time management, cioè gestione del tempo, ti si scrive giù una tabella temporanea di cosa si fa, tempistiche, cosa si può fare in parallelo, eccetera. Vabbè, io adesso ho imparato, diciamo, a farmela mentalmente, una tabella, quindi anche il tipo di simulazioni che faccio di varie situazioni. Simulando, ok, succede questo, allora cerco di reagire così. Certo, a volte purtroppo non è semplice, perché quando fanno saltare le staffe, purtroppo adesso non siamo santi, non siamo fenomeni, d'altronde siamo umani. Però cerchiamo di migliorarci e vedere, ok, dove ho sbagliato, e così vedere di cambiare di volta in volta, insomma, ecco. Niente, dopo ci sono vari eventuali esercizi di svuotare un po' la mente. Non so, fare un po' di svago. Non so, io per esempio il venerdì vado a ballare a Latino, il sabato, ma non tutti, e la domenica vado ovviamente nell'area Dox, faccio pubblicità occulta, vabbè, fare un esempio, poi c'è anche un altro locale, ma devo fare degli esercizi. Certo, non è che io solo per fare esercizi, così faccio due parole, conosco anche persone nuove, faccio pubblicità, d'altronde è così, la vendita, il marketing, noi ce ne accorgiamo, ma lo facciamo tutti i giorni, che la vendita e contrattazione si fanno tutti i giorni, non pensate che siano solo fine a se stesse o per qualcosa di lavorativo, business, sempre, sempre. E purtroppo, cioè purtroppo, altrove c'è a che fare con le persone, non ci sono manuali, o meglio, ci sono magari persone che ti possono dare dei consigli più una cosa sull'altra, non so, sulla psicologia, comunicazione, cose del genere. Però ce n'è che ti può arrivare tutte le soluzioni esatte, la risposta. Ci sono diciamo, lezioni, delle tecniche generali, dopo ovviamente l'improvvisazione, la fortuna è trovare davanti una persona che voglia ascoltarti. E, insomma, adesso come io vendo una macchina X, se quello là vuole la Ferrari, vuole una Ferrari, cioè che vuoi tu? La Ferrari e macchina X, che me ne faccio? È chiuso lì, insomma. Ecco, bene, una cosa riassuntiva così molto, molto spiccia. Ma poi quanto riguarda le tecniche varie, eventuali approfondimenti, quello ovviamente nei video non è bello, perché mi vedo solo così, ce la faccio vedere io che respiro piano piano, fino a che sembra che non respiro, ma respiro. Per esempio, una tecnica, la respirazione è molto importante. E ci aiuta anche a rilassarci, a concentrarsi. Concentrarci. Dopo non so chi fa Tai Chi, arti marziali, così. E a proposito, no, io faccio molti esperimenti su me stesso, a parte quelli mentali, quelli di isolamento, per il modo da
rilassarsi, tipo una meditazione, ma con gli occhi aperti, un estremamente rilassamento per svuotare, in modo che riesco poi a far venire delle idee e soprattutto quando si parla con le persone, bisogna cercare di non pensare a nulla, svuotare. Perché comunque se tu parli con una persona e magari pensi, guardi una cosa, pensi una, non sembra, ma in realtà il cervello dell'altra persona elabora, perché noi non cioè, difficilmente possiamo mentire con la bocca, ma con i gesti diventa complicato. Poi più scendiamo, più è difficile, più è difficile mentire. Qualcosa di spiccio. Bene, cosa dire? Beh, punto di vista riassuntivo, ok, respirazione, rilassamento, meditazione, solo dopo cose affini, dopo si può svagare sulla didattica, corsi, mica corsi, e così insomma, ecco. Per quanto riguarda la mia esperienza, io, vabbè, io imparo guardando, osservo, elaboro, dopo cerco di metterci un qualcosa di mio in modo da migliorare, ecco. Chi mi conosce, diciamo, dal punto di vista del ballo, ecco, che ha visto i miei video, sì, ok, può vedere un po' di quello che diciamo la mia capacità anche di inventiva, di sentire la musica, ecco. Però in realtà è solo una piccola parte, vabbè, adesso divaghiamo sul ballo, ci saranno altre serie, altri modi per, e ecco, questi sono piccoli consigli e direi che abbastanza, cioè, non so se notate la posizione. Ho cambiato rispetto al solito posizione seduto, ma molto più tecnico da formatore, movimentazione, posizionamento, ovviamente la testa sempre dritta perché ci sei solo tu, cioè almeno mi vedo io, ci siete voi, però io potrei fare una simulazione, la mia platea, anzi più in basso perché in realtà si è sollevati. Man mano che parlo, gesticolo, cambio la direzione, contatto visivo e adesso la voce non è molto alta, ecco, cioè, anche perché se dici questo qua è matto, però di solito bisogna avere anche, diciamo, un livello di voce anche più alto, però ovviamente è un video in diretta, ecco. E chi mi vede fuori sicuramente, cioè a volte proprio tendo ad alzare un po' la voce, ecco, un po' di più, ma proprio così, e ovviamente vedendosi così non, vabbè, non si è stimolati ad alzare la voce perché in realtà ci si sente benissimo. Un po' la questione così pratica. Bene, adesso ok, arti marziali, sì, ho fatto kickboxing, sì. Nel 2002, cintura marrone, terza riconferma, dopo diventava, non era più la palestra, ecco di Ferrari io, ah la Ferrari, adesso ho capito, bella, bella questa, Ferrarino, sì come lo zio stamattina, stavo dietro, col suo Ferrarino giallo con la riga bianca, bianca e nera in parte. Adesso rivediamo un po'. Sì, rispetto ai video che metto su YouTube, che tac, finisce lì. Questi qua sono un po' più interattivi, molto più divertenti. Si divaga un po' di più. Si fa la classica chiacchierata e si dice qualcosa. Poi la lamentele della luce, ecco, una piccola bijou in parte perché sennò siamo tutto molto più scuro. Purtroppo i video in diretta sono così. E bene, dai, ti tenevo a fare questa cosa. Dopo, per chi non ha Facebook, dopo pubblico su YouTube video in diretta.
data e vabbè, il titolo ovviamente è quello lì. Ok. Ah, Beppe Spada. Ok, buono, adesso vi saluto e torno a fare le mie cose. Per approfondimenti, insomma, mi piacerebbe sì approfondire la cosa e gradualmente, insomma, che come dico, è sempre pratica, però per trasferire alle altre persone questa cosa, perché insomma, sono cose belle, magari volte da digerire un po' complicate, lo so, le cose semplici sono più comode, sì. Bene, ok, direi basta. Vi saluto, alla prossima.